La solidarietà, l'aiuto reciproco, il tendere la mano nel momento del bisogno, sono concetti importanti. E solo chi ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire essere rifiutato conosce bene. I ragazzi della Morus sono passati attraverso mille esperienze: l'allontanamento da guerra o dittature, la ricerca di una vita migliore, l'essere l'unica speranza per le famiglie che sono rimaste a casa. Poi l'arrivo in Italia, la permanenza nei centri d'accoglienza. Per alcuni la concessione del permesso di soggiorno, indispensabile per ricostruire la propria vita, per altri la delusione del diniego e la paura di ritornare a essere invisibili. La Morus Onlus cerca di essere l'ancora a cui aggrapparsi nel momento del bisogno, un punto fermo per vite in movimento. Ed è attorno a questa consapevolezza che nascono storie di incredibile solidarietà. A Cere sono rimasti molti ragazzi anche dopo il loro periodo in accoglienza. Ci sono due appartamenti che sono stati messi a loro disposizione e vivono lì in otto, spesso con amici che vengono a trovarli. Alcuni lavorano, altri studiano, altri semplicemente sopravvivono. Alle prime notizie dell'epidemia tutti prestano poca attenzione, italiani e africani. Poi il problema si avvicina anche velocemente, diventa reale, la gente si ammala, muore, anche nei paesi vicino a Torino, anche vicino a noi. La prima reazione è la paura, si ascoltano le notizie ai telegiornali e ci si chiude in casa. Parlando insieme ci si chiede cosa si possa fare per dare una mano e viene fuori l'idea. Facciamo le mascherine protettive, sono introvabili, nessuno riesce a reperirle, e le regaliamo chi ne ha bisogno. Allora studiamo come farle, con che materiali. La difficoltà è che non ci si può muovere, quindi bisogna farle con quanto si riesce a trovare nelle vicinanze. Alla fine si decise di usare cotone e fettuccia, che sono reperibili nelle merceria del territorio. Il velo da sposa, il TNT, quello che viene usato in agricoltura, che è reperibile nell'agraria del territorio, quello che si usa per le piante. Per una settimana si fanno prove, si fanno prototipi e poi si inizia la produzione con i materiali che si sono trovati, alcuni regalati, altri sono stati acquistati. I ragazzi lavorano duro, riescono a fare in media 70 mascherine al giorno. Arrivano le prime richieste, si riforniscono i comuni vicini, si riforniscono strutture di accoglienza anche lontane, privati cittadini che hanno fatto richiesta. Il veicolo di distribuzione attualmente è la posta, pacchi postali, buste, spedizioni comunque. Mascherine sono gratuite, i ragazzi non vogliono niente per il loro lavoro. Arrivano anche offerte all'associazione, però sono assolutamente gradite per le spese di spedizione e soprattutto per acquistare le materie prime che attualmente incominciano a essere scarse anche nella zona. Abbiamo dovuto spingerci fino a Lanzo per riuscire a trovare della stoffa. Ad oggi sono state prodotte e distribuite quasi 1.000 mascherine. È il modo con cui i ragazzi vogliono ringraziare il paese che li ha accolti, dimostrando concretamente cosa vuol dire la parola solidarietà.